Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare Fanny, la capopalestra di Kuoripoli, e Ferruccio, il capopalestra di Canalipoli, tutti e due nello stesso video. Detto ciò, quindi non perderei ulteriore tempo e andrei subito appunto a prepararci alla sfida contro Fanny. Molto probabilmente useremo Torterra con il suo morso e eventualmente Gliscor o comunque gli altri Pokémon per fare danno ingente. Ma detto ciò, prima di usare Torterra, direi di mettere davanti un altro Pokémon. Potremmo mettere davanti addirittura Pikachu, sapete? Perché dobbiamo dare il benvenuto, o il bentornato, ad un altro allenatore, prima di poter accedere alla palestra. Guardatelo lì, Barry. Io, prima di sfidare Barry, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facermi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash, di questa parte di Fanny e di Ferruccio come capi palestra e magari anche di questo Barry. E iscrivetevi ovviamente al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video con tutti i vostri amici e le persone che pensate possono essere possono essere interessate ad un videogioco come questo che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato dall'inizio fino ad Alola. Per ora non so se poi verrà aggiornato in futuro, però voglio dire, ci metto la firma su 7 regioni di Pokémon in un unico gioco con tutti i Pokémon disponibili, compresi i leggendari. Detto ciò, quindi parliamo a Barry. Non posso crederci che io abbia perso. Fantina è così dannatamente forte che non ci credo. Chi sei tu? Pensi di sfidare la palestra? Sono il prossimo campione, Barry. Sono il campione che verrà, il campione promesso, il campione del destino, Barry. Sembri familiare. Va bene. Tu sei quel ragazzo che ha combattuto insieme a Paul nel torneo tag di Kuoripoli. Esattamente, quello dove abbiamo preso Chimchar. Se vi siete persi quella parte, andatevelo a recuperare, che è molto bellina. Sei molto più debole di lui, quindi non c'è modo che tu possa battere questa palestra. Anche Barry inizia a sfottere. Sarò il tuo sfidante, per vedere se meriti questa sfida. Ok, quindi dobbiamo battere Barry per vedere se meritiamo di poter battere Fanny. Perché lui ha perso contro Fanny. Quindi se non riusciamo a battere lui, giustamente, non dovremmo nemmeno battere Fanny. Lui intanto ha Staraptor a livello 36 che ci diminuisce l'attacco. Ma andiamo di Electro Ball. E addio, caro Staraptor. Poi Empoleon. Contro Empoleon io manderei il buon Torterra. Vai. Prima volta che sfidiamo Barry, quindi, in questo videogioco, eh? Il buon Barry. Vai, Razor Leaf. Iperraggio, che dovremmo reggerlo tranquillamente. Ah, è vero, acqua volante lui, tecnicamente. Ecco perché non prende così tanto danno da foglie lama. Ok. Ci facciamo poco danno a vicenda, in realtà. Però Torterra ha avuto la meglio. Perfetto. Ed infine Roserade. Contro Roserade invece manderei Infernape. Infernape che ha un bel lanciafiamme pronto per lei. O per lui. Per lui. Lanciafiamme. Ah, non è morto. Attenzione. Poison Jab. Va bene. Flame Wheel. Vi ricordo che appunto Infernape non ha molto attacco speciale. Lanciafiamme glielo lascio. Perché è comunque un'opzione in più. Però sarebbe meglio usare ruota fuoco. O comunque una mossa di tipo fuoco. Fisica. Ho perso? Come è possibile? Come è potuto succedere? I demand compensation. Cosa vuol dire? $1,000,000 fine will do. Demando, ti chiedo un risarcimento. Ok. $1,000,000 andranno bene. Aspetta. I forgot about all the honey tree I set up. I need to go to check it. Ok, si è dimenticato di tutti gli alberi su cui ha messo del miele, deve andare a controllare. Finiremo questa conversazione più tardi, Glacial. E Barry scappa, giustamente. Allora, direi di andare a curarci un attimo velocemente i Pokémon, dopo questa sfida contro Barry. O contro Perry, l'ornitorinco, ma ditemi che capite a chi mi sto riferendo. Allora, andiamo con Torterra. Che userà morso a non finire praticamente, morso proprio tutto spiano. Ed entriamo nella palestra di Fantina, o meglio Fanny. Eccoci, ci sono due Guido. Fantina usa Pokémon di tipo spettro. Sono deboli contro buio e spettro. E sono invece forti contro spettro e psico.
Sono resistenti a coleottero, veleno, e sono immuni a normale e rotta, ok? Fantina è in una di queste stanze. Scegli in maniera sbagliata e affronterai invece un allenatore. Io so qual è il posto in cui c'è Fantina, quindi io andrò prima a battere tutti gli allenatori per far allenare bene il nostro Torterra e poi andremo a battere Fantina, ok? Allora, Bite. Super efficace, Gastly non ha difesa e quindi addio. Altro Gastly. Beh, diciamo che qui i livelli sono un po' sbarellati, eh. Cioè, Barry di fuori aveva Pokémon di 10 livelli sopra. E dato che stiamo parlando di Pokémon al 30, intorno al 20, 30, 40, cioè, conta tanto 10 livelli di differenza. Cioè, non siamo tipo, non so, al 60, 70 che dici, vabbè. Sei comunque molto forte. Insomma, tra 20 e 30 ne passa, eh. Soprattutto anche tra 30 e 40. Cioè, ci sono Pokémon che tra il 30 e 40 si evolvono. Ok, Drifloon. A livello 30. Andiamo sempre di morso. Ok, sembrano non avere scoppio questi Pokémon. Ma è un'abilità che magari le hanno tolto col tempo. Perché mi ricordo avessero scoppio. Drifloon e Drifblim. Ok, altro morso. E abbiamo battuto anche Cheyenne o Cheyenne. Proseguiamo. Altra allenatrice. Molly. Capsule? Capsule Molly? Allora andiamo di Bite. Pain Split. Ok. E abbiamo battuto anche Molly. Vai, ultimo allenatore. Prima di andare da Fanny. Rimane in campo Gastly. Ok. Noi andiamo di Bite. Siamo davvero più veloci di Gastly. Beh, 15 livelli indietro. Posso capirlo. Hunter. Lui sarà più veloce sicuramente. Ah, però colpiamo prima grazie al Rapid Artigli. Sia benedetto quello strumento. Ed infine Gengar. Bellissimo Gengar. Ancora attacchiamo per primi grazie ai rapidi artigli, ottimo. Ottimo, ottimo. E Torterra grazie a questi quattro allenatori è salito di un livello. Niente male. A questo punto siamo pronti per andare da Fanny. Eccola qui. Pronti? Allora, tiriamoci magari uno Fresh Water su Torterra, ecco fatto. E andiamo a sfidarla. Salve. Oh, finalmente sei arrivato. Since coming to this region, I have learned many things. Da quando sono arrivato in questa regione ho imparato molte cose. Questa è la ragione per cui io viaggio spesso. Puoi insegnarmi qualcosa di nuovo? Sì, ti insegnerò a perdere. Allora, contro di lei andiamo ovviamente di Torterra. Poi. Staraptor non è male, come altra scelta. E direi Infernape. Vai. Questi tre potrebbero andare molto bene. Eccola qua, Gym Leader Fantina. Vanno in campo subito Gengar, attenzione, 37, appunto. Bite, ok, ci ha usato Nightshade. E non muore con Bite, attenzione, Shadow Punch, va bene. Però Fanny perde il suo primo Pokémon. Poi Miss Magius, lasciamo Torterra. E andiamo ancora di morso, super efficace, fa malissimo. E l'abbiamo pure fatto tentennare. Magical Leaf dovrebbe non farci troppo male. Ok. Abbiamo tirato giù anche il suo Miss Magius. E infine Drifblim. Drifblim dovrebbe avere pochissima difesa. Però a livello 40. E infatti non muore con un morso. Anzi, cos'ha? Baccacedro? Sì, Baccacedro. Altro morso. Omnis Wind. Niente. Ci ha ucciso Torterra. Va bene, va bene. Non dovrebbe essere un problema. Mandiamo Staraptor. E andiamo di volo. Buono, diminuiamo l'attacco. Anche se non penso stia usando l'attacco fisico. No, davvero? Ipnosi è più veloce? Ok, si è svegliato, grazie, e usa volo. Psichico fallisce, volo colpisce. E Quick Attack non avrebbe effetto. Andiamo ancora di volo. Però forse ci shotta ora, sì. Perché
perché ci aveva abbassato la difesa. Ora è tutto nelle mani di Infernape. Allora, la faccenda qual è ora? A parte che la musica si è fermata nella lotta, però se noi siamo più veloci e colpiamo con Flame Wheel, vinciamo. Se lui è più veloce e colpisce con Psichico, contando che comunque non è stab in teoria perché lui dovrebbe essere spettro e basta, colpisce con Psichico, è super efficace e ci sciotta, vince lui. Ok? È più veloce? Non ci sciotta, perfetto. Flame Wheel, vinciamo noi. Ottimo. E abbiamo battuto anche Fanny. Non so perché la musica della lotta si fermi dopo un po', peccato. Sei così talentuoso. E ci regala 12.000 pochi dollari. Ti sei guadagnato una medaglia reliquia, che credo sia questa, Relic. Ecco qua. E anche questa MT. Store di raggio. Confonderà il tuo avversario. Ti suggerisco di andare a incontrare Byron, che sarebbe Ferruccio, il capo palestra di Canaripoli. You can get there by heading west of Jubilife. Puoi arrivarci andando ad ovest di Jubilopoli, ed è la cosa che faremo, quindi andiamo di volo. Con uno Straptor morto a Giubilopoli, che dovrebbe essere qui, esattamente. Ecco qua, qui ci diamo una curata però prima di andare alla volta di Canaripoli. Abbiamo preso quindi anche questa medaglia, che è la numero, aiutatemi a ricordare, 4? Bag? No, non bag, Glacial. Qua è tutto buggato, non si vede più niente. Io non so come poter cambiare da le schede essenzialmente, anche premendo gli altri tasti non cambia nulla. Quindi non so più come vedere, mi sa che si è buggata quella roba lì, come vedere le varie medaglie che abbiamo preso. Ah, tu non ti fa nemmeno entrare, infamella. Allora, andiamo ad ovest di Giubilopoli, quindi non di qui, ma sopra. Andiamo, eh. Di qua. Esattamente. E questo percorso è cortissimo, però lui ci porterà a Canaripoli. Eccoci qui. Sei da can vieni da canto? Ma cosa ci fai qui? Sapesse. Allora, salve. I bambini non riescono a decidersi su chi sia il capopalestra migliore. Io preferisco Jasmine. Immagino perché tu preferisca Jasmine, guarda. Allora, andiamo invece in questa casetta. Bella Canaripoli comunque come l'ho fatta. Oh, sì, ricordo, sono l'elimina mosse. Ok, non ci interessi per ora, grazie, però qui c'è l'elimina mosse, se vi serve. Sei mai stato nella libreria? Hanno dei libri sui miti di Sinnoh. Certamente, ci andremo. Qui c'è la palestra, però prima esploriamo meglio la città. Questo è l'antico chateau? No. Can't find any books you like, maybe this will satisfy you better. Ok. Non riesci a trovare nessun libro, ti do una perla. Beh, grazie, grazie mille. Questa era la libreria, o meglio la biblioteca, immagino. Allora, qui sono delle panchine. E qui c'è l'Old Chateau. Ok. This town is somewhat landlocked, but if you can sail, it doesn't seem so bad. Ok. Don't tell me to get out. Non dirmi di venire fuori, ma cosa vuoi? Ma stai pure dentro. Vuoi imparare Stealth Rock? No, grazie. È una bella mossa in competitivo, ma in PvE è abbastanza inutile. Allora. Wait, what? Why do you assume I use birds? Perché sei simile ad un avicoltore? È perché pensi che io usi degli uccelli? Nobody hangs out in Mars anymore. People seem in hurry to keep moving. Ok, questa è la critica della società. Beh, qui c'è il Pokémon Market, niente da fare qui dentro. E guardiamo qui sotto. Ultima casetta della città prima dell'Old Chateau. Who are you? Have you no respect for privacy, kids this day? Anche questa, oh, niente. Non abbiamo rispettato la sua privacy. Allora, prima di andare qui sotto, però, andiamo a prenderci, prima di tutto, la palestra. Andiamo nella palestra di Byron. Eccoci qua. The man with the steel body. L'uomo con il corpo d'acciaio. Attenzione. Quindi usa Pokémon tipo acciaio, che sono deboli contro lotta, fuoco, terra. E tre di questi tipi di mosse li ha tutti Infernape. Quindi immaginerete chi
useremo in questa battaglia, in questa palestra. E invece sono forti contro ghiaccio, roccia e folletto. Sono resistenti alle mosse di tipo coleottero, drago, volante, erba, ghiaccio normale, psico, roccia e acciaio. E sono immuni al veleno. Sì, acciaio ha tante debolezze, ma ha tantissime resistenze. È un tipo molto difficile da usare. E a questo punto mettiamo davanti il buon Infernape, Gliscor, e andremo con loro due. Ok, vai. Tanto ci sono delle sfide in doppio. Ti elettrizzerò. Ma è una palestra tipo acciaio, ma cosa vuoi? Questo dice cose strane, ragazze. Allora, Magnemite e Steelix. Andiamo di Earthquake su tutti, tanto Gliscor è di tipo volante, quindi non prenderà nulla di danno. E andiamo poi di... è un problema però, perché se faccio Earthquake colpisco anche Infernape ed è super efficace, si farà malissimo. Quindi andiamo piuttosto di un'altra mossa. Beh, effettivamente Gliscor non ha molto senso in questo momento. Piuttosto mando in campo Torterra. Ah, però adesso si becca il terremoto. Aia, ho sbagliato. Ho calcolato male. Un secondo, ok, però non si fa nulla lui, giustamente. Ok, Magnemite resiste per vigore. E avevano provato a usare Discharge su Gliscor, che non avrebbe comunque avuto effetto. Allora, andiamo quindi di Brick Break. Anzi, continuiamo a usare Terremoto noi. Così colpiamo tutte e due. Tanto Torterra non si fa letteralmente nulla. E andiamo di Razor Leaf su entrambi loro. Vedete, Torterra non si fa nulla. Ok, Magnemite l'abbiamo tirato giù. E Razor Leaf un po' gli fa male. Un pochettino, eh. Ok. Vai altro Earthquake e Razor Leaf. Ok. E Steelix è tosto da buttare giù, eh? Fortissimo come Pokémon Steelix. Oh, finalmente vuole imparare Sgranocchio. E quindi togliamogli questo morso. Ole. Ok, li abbiamo battuti. Ora, tiriamoci una curata con una super pozione. Direi che possa bastare, infatti. E proseguiamo. A questo punto però Gliscor non ha molto senso tirarlo in campo, perché non può usare nessuna mossa che non sia non molto efficace contro Pokémon di tipo acciaio che, se non terremoto. Quindi lasciamo in campo Infernape, oppure potremmo fare così, aspettate. Gliscor e Staraptor. C'è un'altra lotta in doppio, sì, vai. Lotta in doppio. Questa dovrebbe essere una tattica un po' migliore, perché Staraptor vi ricordo avere Zuffa. E con Zuffa fai parecchio male a Pokémon come Steelix. Allora, quindi si va di Close Combat su Steelix e Earthquake su tutte e due. Come vedete, la tattica funziona. Ecco fatto. Perfetto. Lui rimane in campo Magnemite e Steelix. Beh, useremo la stessa tattica, ragazzi. Close Combat su Steelix, Earthquake su tutte. Sperando che Magnemite non abbia vigore. Perfetto, non ce l'ha. E Close Combat. Ah, resiste, eh? E ci manda le Stealth Rock, va bene. Andremo ancora di Close Combat e Earthquake, semplicemente. Buonissimo. Wow. E qui abbiamo l'ultima sfida in doppio prima del capopalestra, immagino. Vai, sfidiamoli. Loro sono Brianna e Cesar. E mandano in campo Bronzor e Scizor. E qui ci sarebbe voluto Infernape contro Scizor. Un ruota a fuoco lo mandavamo all'altro mondo. Allora, a questo punto sapete cosa? Andrei di Close Combat su... No, aspettate. Andrei di volo su... No. No. Beh, qua ragazzi ce la prendiamo un po' in quel posto. Andiamo di acrobazia poi su Scizor.
Ecco, vedete, non riusciamo comunque a tirare giù nessuno in un colpo. Ok, close combat di nuovo su Bronzor e acrobazia su Scizor, che si è comunque boostato la difesa, quindi facciamo molto meno danno. Però perlomeno Bronzor va giù, che può essere molto fastidioso, lo sappiamo come Pokémon. Ok, Aronhad, va bene. Altro Bronzor, mannaggia lui. Acrobazia di nuovo su Scizor. Vai, ammazzatemi Staraptor, bravi. Così possiamo andare in campo Infernape senza sprecare un turno. Allora, dov'è qua? Infernape. Andiamo di Flamewheel su di lui e acrobazia sempre su Scizor. Ole, super efficace. Vai, ruota fuoco e Xissor. Extra senso, va bene. Ruota fuoco e Xissor. Buono. No way. Total defeat, giustamente. Ora però andiamo a curarci Pokémon prima di andare dal capo palestra perché ci hanno picchiato malissimo. Qui avevano dei Pokémon abbastanza forti, c'è da dirlo. Centro Pokémon è di qui. Vai. Curiamoci Pokémon e andiamo a sfidare Ferruccio! E buon Ferruccio. Non so perché l'abbiano trovato così in italiano. Un po' strano, il capo palestra di nome Ferruccio. Però vabbè, giusto per fare il gioco di parole con il ferro, no? Quindi l'acciaio. Però Byron, cioè, Byron perché giustamente Iron, Byron, penso sia quello il gioco di parole in inglese. Ok, eccolo lì Ferruccio. Allora, manderemo in campo Infernape, Gliscor e Torterra. Ok, useremo loro tre. Ah, that's Oreburg's gym's badge. I see you've defeated my son. Oreburg era Rupi. No, Oreburg era Mineropoli. Quindi suo figlio è Pedro, è il primo capo palestra. Quindi lui ci dice che appunto ha visto la medaglia di Mineropoli e quindi ha capito che abbiamo battuto suo figlio. Ok, ha ancora molto da imparare. In place of my son, Roark, I, Byron, will take your challenge. Al posto di mio figlio, Roark, ovvero Pedro, io, Byron, ovvero Ferruccio, accetterò la tua sfida. Ma non ha molto senso, scusa, io ho già battuto tuo figlio, non è che lo fai al posto di tuo figlio. Lo fai dopo tuo figlio. Ok. Sfidiamolo, sfidiamo Ferruccio. Guardalo lì, fiero, con la pala in mano. Vai. Ok, Bronzor, inizia subito con Bronzor. Vediamo se con Lanciafiamme possiamo fargli più danno. Di ruota fuoco. E più o meno, sì dai, un po' più di danno glielo facciamo. Future Sight, va bene. Però tiriamoli subito via Bronzor. Che è un problema poi. Steelix, lasciamo Infernape. E andiamo di Flametrower anche su Steelix, che non ha difesa speciale, infatti vola al bar. Ed infine Bastion, lasciamo Infernape. Arriverà ora il Future Sight, immagino, no? In questo turno. E andremo di Earthquake. Super efficace. Ah, dai, rimane in vita per stardi. Che infame. Poi si mangia pure la bacca cedro. Mi becco l'Aeronhead. Non arriva al Future Sight. Quindi se muore Bronzor non arriva, strano. O forse ho calcolato male i turni. Ok, abbiamo sconfitto Byron in una battaglia, boh, semplicissima. Va bene. La mia difesa è stata frantumata. Eh sì. E ci si è guadagnato la medaglia Mina. Mind Badge. O la medaglia miniera. E anche questa MT, la Giro Ball. The slower you are, the harder it is. Più sei lento e più fa male. I see you have six badges now. Vedo che ora hai sei medaglie. Perché non vai a Snow Point City? You can get there going east from Eterna City. Quindi da Evopoli andiamo ad est. E I almost forgot. Take this too. E ci dà anche l'Armor Fossil per far resuscitare Sheldon. Ci dice qualcos'altro? Prima ero in carica nella palestra di tipo roccia qui a Sinnoh.
Given l'ho data a mio figlio, quindi mi sono trasferito qui, nella palestra di tipo acciaio. Ok. Buono così, abbiamo quindi battuto anche il buon Ferruccio. Andiamo a darci una curatina Pokémon veloce, giusto per resettare dopo questa battaglia. Eccoci qui. E ci ha detto che dovremmo andare ad est di Evopoli. Quindi diamo un'occhiata. Evopoli è qui, Eterna City. Dovremmo andare ad est. In che senso ad est? Ad est non c'è nulla. Ad est di Evopoli. Tutto bene, caro tizio. Mi sa che ha sbagliato a darci delle indicazioni, eh. Perché Snow. Com'è che l'ha chiamato lui Snow? Snow Cosa City mi sa che è di qua. Quindi magari c'è un posto in cui poter andare prima. C'è un modo per arrivarci più velocemente in questo videogioco. Perché lui ha detto Est di Eterna City, me lo ricordo. Est di Eterna City è qui e ci siamo già andati. C'è Celestic Town. E c'è questo percorso qui. Ok, però qui no. Quindi magari intendeva Ovest e l'ho letto male io. Magari di qui bisogna andare fino ad arrivare all'Eterna Forest. E a Flora, ma no, qua ci siamo già stati in realtà. Qui ci eravamo già passati, se vi ricordate. Ci eravamo già passati, se non ricordo male. Vabbè, comunque, questo video può finire qui. Nel prossimo non andremo, penso, subito alla città innevata, ma cattureremo qualche leggendario proprio qui a Canalipoli. Oltre forse a visitare anche una certa isola di ferro. Quindi detto ciò vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!